CIGEP 2023 continua, siamo allo stand di Caffè Chico, una torrefazione della provincia di Napoli che è sempre più presente sul territorio nazionale e a partire da questo CIGEP con molti player esteri che sono stati particolarmente interessati ai loro prodotti. Ne parliamo con Vincenzo Iovine, il direttore commerciale dell'azienda. Vincenzo, benvenuto. Buongiorno Fabio, benvenuto a voi. E allora, parliamo di quello che è la vostra proposta, è il vostro secondo CIGEP, la manifestazione fieristica che finalmente con l'edizione 2023 ha ricominciato ad essere affollata esattamente come nelle edizioni pre-pandemia, c'è stata davvero tantissima gente, oggi siamo al quinto giorno, devo dire che probabilmente sono stati anche superati i numeri del 2020. I primi tre giorni sono stati veramente intensi, come hai ripetuto tu, una grande presenza per quanto riguarda l'estero, parecchi interessati specialmente alla linea grani, ma comunque un forte interesse ha suscitato anche la nostra linea del monoporzionato, specialmente per quanto riguarda le capsule di solubile che abbiamo introdotto quest'anno. Con queste capsule è la prima fiera, quindi abbiamo fatto la prima presentazione e abbiamo avuto già i primi contatti e le prime richieste. Un lavoro portato avanti nel periodo tra le chiusure dovute alla pandemia che abbiamo sviluppato in concomitanza con mio fratello in azienda, assaggiando di continuo queste bevande che a noi sono molto appetibili al pubblico giovane, quindi le utilizzeremo come leva per trovare anche clienti futuri per quanto riguarda il caffè. La vostra è un'impresa artigianale che sta diventando con il passare dei mesi sempre più industriale. Avete suddiviso a partire da quest'anno le divisioni, quella che si occupa di monoporzionato, quindi cialde e capsule di diversa tipologia, da quella dedicata all'oreca e ai bar, quindi il caffè in grani sostanzialmente. Sì, in azienda abbiamo in maniera propria separato entrambi le linee, i silos sono completamente separati, una parte della produzione si svolge a destra e una parte della produzione si svolge a sinistra, quindi tendenzialmente i due prodotti anche in azienda non si incontrano mai ed eroghiamo due caffè di maniera differente dovuta anche alle curve di tostature che diamo al monoporzionato e alla linea grani per quanto riguarda la distribuzione nei bar. La distribuzione del bar è affidata a una rete di agenti che è sempre più fitta. Voi siete qui anche per questo motivo. Avete lanciato anche in questa edizione la vostra raccolta di adesioni per diventare vostro agente. Sì, abbiamo trovato qualche interesse anche al di fuori della Campania, infatti in questo periodo in azienda abbiamo sviluppato anche delle miscele con delle curve di tostatura ad hoc per le macchine ad erogazione. Sai che comunque noi nasciamo come torrefazione in provincia di Napoli, quindi tendenzialmente le nostre curve di tostatura e il grado di tostatura tendenzialmente un po' più scuro ha trovato sempre riscontro sull'utilizzo della macchina a leva. Per andare incontro anche alle esigenze e al gusto delle regioni limitrofe e anche del nord Italia abbiamo iniziato ad installare in azienda una macchina di erogazione e a cominciare a fare delle vere e proprie prove partendo sempre dal nostro prodotto originario, quindi dalla stessa curva di tostatura, ma apportando qualche leggera differenza per comunque sposare il gusto anche delle altre regioni d'Italia. Adesso sul banco abbiamo visto che il nostro barman ci ha preparato uno dei nostri cavalli di battaglia, l'extra bar. Più tardi potremmo provare anche l'altra miscela che abbiamo portato avanti nel 2022, che è la Gran Crema, che ha trovato un ottimo riscontro in erogazione sia sulla macchina a leva sia sulla macchina ad erogazione.
E allora, prima di assaggiare questo prodotto che ha un profumo davvero inebriante, grazie al barman Antonio che nel frattempo è stato molto celere nell'andare a preparare un prodotto dedicato a noi, forniamo un indirizzo di posta elettronica utile per contattarvi, per proporsi come agenti, come concessionari oppure chissà per diventare vostri clienti per il monoporzionato. Allora, l'indirizzo per inviare le richieste è info@caffechico.it. Bisogna fare attenzione alla scrittura, perché bisogna scrivere Chico, K-I-C-O. Ed è quello che avete visto negli ultimi secondi, proprio come didascalia al di sotto dello schermo. E allora, Vincenzo, è arrivato il momento di assaggiare il caffè. Vai. Io nel frattempo, allora, saluto voi, salutiamo loro e poi ci dedichiamo al caffè. Buon caffè.